Mio figlio, nelle pagine sacre del libro dei Salmi, nel capitolo 28, troverai parole che echeggiano attraverso i tempi, collegando i cuori alla mia eterna presenza. Quando dissi, cercate il mio volto, ti invitai a un incontro profondo e intimo, dove la tua anima può trovare riposo e rinnovamento. Poiché nella tua ricerca troverai la vera essenza della vita, una connessione che trascende i limiti terreni. Ricorda le parole, il Signore è la forza del suo popolo. Questo non è solo un'affermazione, ma una promessa. Io sono la roccia inamovibile nei tempi difficili, il rifugio sicuro quando le tempeste della vita minacciano di abbatterti. La tua fede in me porta forza, poiché sono colui che sostiene coloro che pongono la loro fiducia nelle mie mani amorevoli. Contempla la frase, è anche la forza salvatrice del suo unto. Qui, la luce della salvezza brilla con un'intensità unica. Attraverso il mio amore, offro la redenzione e il rinnovamento delle anime. Come nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 8, versetto 11, dove ho dichiarato, vai e non peccare più. Manifesto la mia misericordia infinita. Coloro che si rivolgono a me, con sincero pentimento, trovano il perdono e l'opportunità di ricominciare. In questo mondo tumultuoso, dove spesso regnano l'incertezza e l'oscurità, sappi che sono sempre al tuo fianco, guidando i tuoi passi e asciugando le tue lacrime. Quando ti sentirai perso, ricorda che sono il pastore che non lascia mai indietro una pecora. Affrontando le sfide, affidati a me come il tuo guerriero protettore, colui che combatte al tuo fianco in ogni battaglia. Man mano che la tua giornata procede, non dimenticare che sei il mio amato figlio. L'amore che provo per te va oltre la tua comprensione umana ed è la forza motrice di tutta la creazione. Ogni mattina, vedi il mio amore riversarsi su di te come i raggi del sole, riscaldando la tua anima e rinnovando la tua speranza. In conclusione, mio figlio, sappi che non sei mai solo. Sono l'essenza che riempie la tua vita di scopo, la forza che ti sostiene e la salvezza che ti trasforma. Cercami ad ogni passo del tuo viaggio e troverai la gioia della mia presenza. Proprio come un padre ama suo figlio, io ti amo con un amore inabalabile ed eterno. Che la pace che supera ogni comprensione sia sempre con te. Con amore eterno. Iscriviti al canale e lascia il tuo mi piace. Se il video ti è piaciuto, ti saremmo immensamente grati se potessi fare clic sul pulsante grazie mille e contribuire al canale, incoraggiandoci e motivandoci a continuare a condividere questi potenti messaggi con te.